grosso modo, penso anche lo sia anche questo patrimonio ormai comune, che ci sia un battibecco ormai insopportabile che si basa quasi solo sui cognomi. Cioè, il nostro dibattito fa fatica a rimanere sull'analisi di quei problemi che ho citato in un minuto, ma si concentra con molta più forza, veemenza, non solo sulla stampa, ma anche all'interno delle nostre sedi così di discussione, penso anche ai nostri circoli stessi, che tendono a volte a somigliare più a luoghi così di sfogo, di bar della politica, dove si parla più facilmente delle persone, dei loro appetiti, delle loro posizioni, sempre in modo un po' caricaturale. Anche l'idea di avere dei capri espiatori, o comunque di poter far incarnare il volto della sconfitta, ognuno a chi ritiene ne sia responsabile, ha assunto ormai delle proporzioni e dei toni intollerabili. Cioè, per chi pensa che sia tutta colpa di D'Alema, di Renzi, o di Bonaccini, di Cuffaretti, insomma, l'elenco dei nomi può essere, ognuno può riempirlo come crede, perché tanto ormai ha perso qualsiasi valenza poterlo attribuire a qualcuno.